Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai farisei: io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dice allora i giudei: vuole forse uccidersi dal momento che dice dove vado io, voi non potete venire? E diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli disse allora: tu chi sei? Gesù disse loro: proprio ciò che vi dico. Molte cose da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che gli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in noi. Parola del Signore. Non c'è ricaduto delle altre nostre vite. Sì, lodato Gesù Cristo. Continuando il Vangelo di ieri, l'episodio dell'adultero, abbiamo ovviamente accennato. Gesù poi, levando la voce, si proclamò luce e guida del mondo, esclamando: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Quindi si dicono non solo la loro luce, ma la luce del mondo, cioè di tutte le età, di tutte le nazioni. Luce intellettuale per la rivelazione dell'eterna verità, luce del cuore per la guida sicura che gli dona le eterne aspirazioni, luce della vera scienza perché la orienta e impedisce ogni traviamento, diventa scientismo, luce della storia perché la riempie di sé e la spiega, diventa storicismo, luce delle arti perché dona ad esse l'ispirazione sublime. Senza ispirazione cristiana di Dio, ecco, le arti, ecco, diventano veramente, si impoveriscono. Senza di lui c'è la barbarie, rinegando le nazioni più civili, vi ricadono, come purtroppo vediamo. Gesù Cristo ci insegna e ci indica il valore vero della nostra vita. Con lui la vita fiorisce soprannaturalmente. Quindi lavorare, rinegarsi, portare la croce per meritare un'eterna felicità è un ideale che alletta. Mentre agitarsi in una lotta continua solo pensando si deve morire, visione orizzontale è disperante, cioè che senso ha, no? Allora, noi viviamo purtroppo un'epoca di tenebre fitte, il momento di frenesia collettiva che ci fa correre verso la catastrofe. Questo perché? Proprio perché manca la luce di Cristo, che è luce di vita e luce di verità. La luce spende le tenebre, ma le tenebre non hanno accolto, no? Gli uomini hanno preferito le tenebre piuttosto della luce. Allora si assiste allo spettacolo miserando della creazione di nuove fedi, sfondate su ignoranza, nuove religioni, pseudo-religione, nuovi misticismi, New Age, tutto quello che ci va dietro, no? Quindi gli uomini sembrano impazziti, sconvolgono tutto, volendo creare, secondo essi, il nuovo ordine, il famoso nuovo ordine mondiale, no? E invece poi rovinano tutto. Quindi si presta fede cieca a questi e si nega invece l'assenso nobilissimo dell'intelletto e del cuore a Gesù Cristo. C'è un forte infiltramento di razionalismo, di materialismo, di naturalismo nelle anime e c'è un aborrimento del soprannaturale, viene relegato al soprannaturale e l'anima viene paralizzata nello slancio verso le alte vette. Quindi noi non ci accorgiamo che Gesù Cristo non è più riguardato come luce del mondo e che la Chiesa se stessa si tende a dare una fisionomia che non discordi troppo dal mondo. La Chiesa deve aggiornarsi, deve stare al passo del mondo, eccetera, ma la Chiesa non è che si aggiorna. Cioè, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. La verità è la stessa ieri, oggi e sempre. Quindi la Chiesa è la stessa ieri, oggi e sempre. Si deve adattare, sì, cose che cambia, ma secondariamente, accentamente, ma sostanzialmente
è e deve rimanere sempre la stessa. Non abbiamo bisogno di pseudocristi o pseudoprofeti, ne abbiamo già abbastanza, tutte le conseguenze disastrose che vediamo, si vede anche poi negli esorcismi, quando vi partecipavo, il frutto di queste cose qua, queste tenebre diffuse nel mondo, abbiamo solo bisogno della luce di Cristo, del suo rinnovato fulgore nelle nostre anime. Quindi questo per unirci del Vangelo di ieri e oggi, perché i farisei, sentendo Gesù proclamare la luce del mondo, rinsorsero contro di lui. Allora ecco Gesù, dopo aver cercato di illuminarli, alla fin fine di convincerli, cercato di illuminare i giudei per portargli la fede, è costretto a dire: se non crederete che io sono, morirete nei vostri peccati. E l'anima stessa, l'uomo stesso, che si autocondanna, come leggiamo nel Catechismo, dal punto 1022 in avanti, mi invito a leggere tutto quello che riguarda il giudizio particolare. Poi parla del paradiso, del purgatorio e dell'inferno. Dal Catechismo 1022 in avanti bisogna leggere, perché lì ci spiega, quelli sono cosiddetti novissimi. Memento novissima, tu non peccaberitis in eternum. Ricorda le cose ultime, non peccherai in eterno. Quindi di qual è il vero fine e senso dell'uomo, no? Ora gli domandarono i farisei, no? Tu chi sei? E Gesù risponde indirettamente: quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, lo conoscerete che io sono. Ora, se le sue parole, i suoi miracoli non sono bastati a convincere quegli uomini ostinati, la sua passione, quindi la croce sulla quale sarà innalzato, seguita poi dalla resurrezione, sarà il supremo richiamo, la loro conversione, risposta più esauriente allo interrogativo. D'altronde ci deve essere poi questa, cioè Gesù la risposta la dà, ma l'uomo deve accogliere questa rivelazione di Cristo, questo supremo atto di amore che non ha lasciato lesinare nulla per l'uomo, affinché l'uomo si salvi, di non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Quindi conquista gli uomini della croce, che diviene il centro di attrazione e di salvezza per tutta l'umanità. Abbiamo visto domenica, quando abbiamo parlato del mistero della croce, dal punto di vista di Dio, potenza massima, quindi l'espressione dell'amore, potenza dell'uomo che senza la croce, ecco, rischia di perdersi. La possibilità di perdersi purtroppo è una possibilità reale. Quindi chi non si arrende a Cristo crocifisso, non crede in Lui, non può ottenere la salvezza. È nel segno benedetto della croce di Cristo che l'uomo è redento, in quel segno è battezzato, cresimato, assolto. Il primo gesto che la Chiesa traccia sul neonato, l'ultimo con cui conforta e benedice morimondo, è sempre stato il santo segno della croce. Non si tratta di un gesto simbolico, ma di una grande realtà. La vita cristiana nasce dalla croce, il cristiano generato a crocifisso, solo attaccandosi alla croce del Signore, come ricordate Sant'Agostino nella sua citazione finale, non parliamo domenica, ecco, confidando nei suoi meriti, ora può salvarsi. Quindi questo. No? Poi però bisogna fare un passo successivo. Redenti della croce, il cristiano deve convincersi che la sua stessa vita deve essere segnata, e non solo simbolicamente, della croce del Signore, cioè deve portarne viva l'impronta. Chi mi serve mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo, ha detto Gesù. E dov'è Gesù? Gesù lo troviamo sulla croce. Prima della resurrezione lo troviamo sulla croce, perché i cristiani ci piace passare subito a guardare Gesù risorto, no? Trionfante, glorioso, eccetera, sediamo una a destra, una a sinistra, spazio per tutti, però la prima parte, guardare la croce, non ci piace, no? Invece, ecco, lui lì dice: chi non prende la sua croce, non viene dietro a me, non è degno di me. Dirà altrove. Quindi se Gesù ha portato la croce, sulla croce si è immolato, chi vuole essere suo discepolo non può scegliere altra via. È l'unica via che conduce alla salvezza, perché è l'unica che configura a Cristo morto e risorto. Una volta Santa Faustina Kowalska ha avuto una visione, ha visto degli uomini che camminavano dietro Gesù che portava la croce sulle spalle, l'ho già detta, però ripetiamo. Poi un'altra che Gesù portava la croce e uomini che seguivano Gesù portando la croce, e una terza che Gesù era crocifisso e gli uomini crocifissi con lui. E le chiede: ma che significa questo? Chi è più simile a me nella croce sarà più simile a me nella gloria. Quindi se vogliamo la gloria dobbiamo anche accettare ed accogliere la croce. Infatti la croce va mai separata poi dalla resurrezione, che nella conseguenza è l'epilogo, perché il cristiano non è redento da un morto, va da colui che è risorto dalla morte di croce. Quindi portare la croce è sempre confortato dalla speranza della risurrezione anche nostra un giorno. Non è una sconfitta la croce, ma invece è vita eterna. Quindi
Infatti l'Evangelista Luca ci dice: se qualcuno vuole venire dietro a me, prende la sua croce ogni giorno e mi segua. Qui entriamo un po' più nel nostro e poi concludiamo. È chiaro che Gesù intendeva parlare non solo delle grandi sofferenze che possono esserci, ma anche delle piccole sofferenze quotidiane, quelle che magari viviamo anche noi, perché forse è più facile accettare un slancio, generosità, grandi dolori che capitano magari ogni tanto, piuttosto che certe minute sofferenze quotidiane connesse col proprio stato di vita, con l'adempimento dei propri doveri. Si chiama il terribile quotidiano, tra virgolette, no? Sofferenze che si ripresentano ogni giorno, sempre con lo stesso volto, con la stessa intensità e insistenza, attraverso situazioni inevitabili che durano immutate anche magari per lungo tempo, per mesi, magari anche per anni. Tutto ciò costituisce quella croce concreta che il Signore presenta ogni giorno al cristiano, invitandolo a portarla dietro di Lui, ci invita a seguirlo. Umile croce quotidiana che non esige grandi gesti di eroismo, ma davanti alla quale bisogna ripetere giorno per giorno il proprio sì, piegando docilmente le spalle per portarla con amore. Il mio giogo è leggero, il mio carico soave, il giogo del demonio molto più pesante, ve lo dico per esperienza, perché ho visto, no? Proprio nei casi delle persone, quel veramente un giogo terribile, Gesù invece ci aiuta a portarla alla croce con Lui, è il nostro Cirene, non la portiamo da solo la croce, ci ha ottenuto i meriti ma anche la forza per portare le nostre croci. Quindi il Vangelo, conclusione, dà alle tribolazioni del cristiano un nome simbolico di croce, quasi per significare che se lo associo alla croce non simbolica ma reale di Gesù, e che uniti ai patimenti di Lui, questo è fondamentale, lo ricordiamo, diventano mezzo di redenzione, come è la croce del Signore. Ogni sofferenza porta con sé una grazia redentrice di cui il cristiano entra in possesso allorché abbraccia il patire in unione a Cristo crocifisso. San Paolo dirà: completo la mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. C'è tutta la spiritualità. Difatti non è sì consacrazione al cuore immacolato, devozione prime cinque, sabato del mese, sì, è non solo riparazione essenzialmente questo, no? Volete accettare sofferenze, Dio vorrà mandarmi riparazione dei peccati come gli offeso, sì lo vogliamo, quindi riparazione soprattutto, ma è anche corredenzione. Molte anime vanno in inferno perché non c'è chi preghi, si sacrifichi per loro, quando avevi la visione dell'inferno, no? A luglio del 17, quindi non la sofferenza passiva è accettata, ma anche la penitenza attiva, cioè fare le penitenze volontarie durante la preghiera per la conversione dei peccatori. Quindi la croce diventa appunto corredenzione, assieme alla corredentrice, no? Possiamo anche noi ottenere la salvezza delle anime, perché Gesù ci ha ottenuto la anime, la nostra salvezza sborsando la moneta del sangue, della sua passione e morte. Anche noi possiamo offrire le sofferenze che quindi vengono sopranaturalizzate, non sono più fine a se stesse, perché la sofferenza non piace a nessuno, tanto siamo sinceri, chi è che piace la sofferenza? Anche Padre Pio, che di sofferenza, possiamo dire, se ne intendeva, diceva: io non amo la sofferenza per se stessa, ma per le grazie che mi ottiene, perché ecco, lui accettava e offriva sofferenza. Un suo discepolo, Giovanni Bardazzi, un personaggio, ecco, un comunista convertito di quelli proprio tosti, insomma dopo ho cominciato a frequentare, eccetera, raccontava uno che aveva conosciuto un testimone oculare, no? Di fronte a un peccatore penitente, eccetera, diciamo: ora questo qua me lo prendo io o te lo prendi tu? Padre Pio diceva: no, va bene, dai, padre, me lo prendo io. A letto con dolori, mal di testa, non so, per qualche giorno, tutto quanto, eccetera, per la conversione del peccatore, no? Quindi me lo prendo io, me lo carico io, te lo carichi tu. Perché costano le anime, sono costate il sangue di Cristo, quindi anche noi per ottenere la salvezza delle anime dobbiamo anche fare penitenze volontarie, no? Quindi la sofferenza, accettarla senza brontolare o bestemmiare addirittura, e poi fare anche quella penitenza volontaria che ci fa essere corredentori con la corredentrice uniti al Redentore. Allora ecco che la croce non è sconfitta, ma è vittoria, è salvezza. Allora chiediamo a Maria Santissima la sapienza di terzo Spirito Santo, la sapienza di comprendere proprio il mistero della croce. Così sia. Siano dati Gesù e Maria.